Finora abbiamo visto certamente la preoccupazione di Padre Pio di pregare per i defunti, di suffragare le anime del purgatorio. Ma Padre Pio stesso era preoccupato e si occupava della sua salvezza, cioè si preoccupava ogni giorno di salvarsi l'anima. Nell'epistolario questa preoccupazione giusta, che dovrebbe essere la preoccupazione di ogni cristiano, di ogni credente, di salvarsi l'anima, di santificarsi, è molto frequente e ricorrente. Addirittura Padre Pio per un tempo chiedeva di pregare per lui perché il Signore lo facesse morire, perché lui non solo aveva il desiderio del cielo, il desiderio di godere in maniera perfetta dell'amore di Dio, ma aveva anche la paura di offendere con i suoi peccati Dio, di offendere il Signore. Perciò pregava perché il Signore lo portasse nel cielo. Ma i progetti del Signore poi sono stati diversi. A questo proposito vi è una testimonianza di un confratello che proprio alla presenza di Padre Pio raccontò la storia di un papa che, secondo quello che si diceva, questo papa era stato condannato al purgatorio sino alla fine del mondo. E questo frate concluse questo aneddoto dicendo: poverino. Ma Padre Pio, dice Padre Alessio Parente, che sembrava distratto e non dare alcuna importanza a questa diceria pervenuta dall'aldilà, intervenne dicendo: se solo la volontà di Dio potesse concederci questa certezza di salvezza, cioè la certezza di salvarsi tutti alla fine del mondo, Padre Pio dice, io ci metterei la firma già da ora. Vedete come il desiderio del cielo di Padre Pio era talmente forte che lui, dinanzi a questo fatto, dice, se io fossi certo che alla fine del mondo, dopo la mia morte, io mi salverò alla fine del mondo, ci metterei la firma già, fin da ora. Noi ne siamo certi? Abbiamo questo stesso desiderio di incontrare, di andare in paradiso, così come ce l'aveva Padre Pio? Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!